pomeriggio difficile. Sì, fondamentali. La cosa bella è che sono stati voluti, cioè fino alla fine la squadra ci ha creduto e voleva un solo risultato. Normale che non è stato facile, soprattutto nella prima parte, anche perché faceva molto caldo e loro erano abbastanza chiusi, non era facile trovare spazi, e poi sono una squadra che poi riparte, che ha dei giocatori validi, però nonostante questo noi abbiamo giocato dall'inizio alla fine, abbiamo avuto delle occasioni, ecco, per far gol, ce la siamo giocata fino in fondo, fino all'ultimo, alla fine penso abbiamo meritato di vincere. 5 minuti, la classifica è passata da Lazio quarta a meno 1 a Lazio terza a più 3 sul Napoli. Sì, questo è il calcio, quindi le partite finiscono dopo il 90esimo e ti fa vedere che è un campionato difficile per tutti, ci stanno anche i momenti dove fai più fatica e lo stanno facendo tutte le squadre. Oggi è una giornata importante per noi perché il nostro obiettivo era quello di vincere, poi vedendo anche le altre squadre che hanno avuto più difficoltà abbiamo aumentato un po' il vantaggio, però è ancora lunga, sono tutte tappe queste, quindi dobbiamo cercare di continuare così. Ma sono soltanto difficoltà nell'approccio del Cagliari oppure ci avete messo anche qualcosa del vostro? Non mi è sembrata una delle migliori prestazioni della Lazio. No, sicuramente penso che non siamo al massimo della condizione. Poi può subentrare il fatto che comunque dovevi vincere, quindi anche un po' più la tensione, le difficoltà che si possono trovare anche in questo momento di stagione, ripeto, quando cominciano i primi caldi, e poi che tutte le partite durano 90 minuti e quindi devi stare concentrato fino alla fine, e alle volte magari si risolvono con un episodio, e tant'è che il gol è venuto da un calcio piazzato. Però ripeto, la cosa importante è stato il crederci fino alla fine, ecco, non accontentarsi. Non sei un po' troppo solo lì davanti? Ma diciamo che la squadra, quando gioca con due punte, magari magari dà meno riferimenti, può essere più pericolosa, però abbiamo fatto bene anche in altre partite giocando con una sola punta. Dipende anche dalle circostanze, dalle squadre che trovi e dalla condizione della squadra. Senti, il sabato di Pasqua sarà uno spareggio, praticamente ve la giocherete lì probabilmente con Napoli? Ma non penso, sicuramente sarà una partita importante. Però adesso abbiamo perso due partite e erano rientrati tutti, adesso abbiamo vinto, abbiamo riallungato. Bisogna valutare partita dopo partita. Penso che manchino ancora troppe partite. È chiaro che quando si avvicinano partite che diventano scontri diretti, diventano veramente importanti. Tommaso, come stai ora che sei chiamato in causa ancora di più dopo l'assenza di Klose? Ma abbastanza bene, so che posso fare meglio, è chiaro che mi manca un po' il ritmo gara, non giocavo da tanto, quindi diciamo che oggi penso di essere andato abbastanza bene, anche se so che mi manca un po' di continuità, ecco, che troverò sempre di più con gli allenamenti e con le partite, quindi sono fiducioso. Grazie.